Allora, cominciamo la lettura. Cominciamo dal titolo La zuppa dell'orco. Come avete capito, è un libro che metterà molta paura. Quindi mi raccomando, quelli che hanno tanta paura, tengano la mano del vicino. Dunque, Iosef era nato sotto la neve, in un paese in cui il sole sorgeva a mezzogiorno meno 5 e tramontava a mezzogiorno e 5. Quel paese era il più povero paese del mondo e Iosef viveva nella casa più povera, del quartiere più povero, della città più povera dell'intero paese. Il padre di Iosef era un uomo lungo e giallo e non lavorava mai. Non mi piace lavorare, diceva, mi stanca. Sua madre era una donna grassa e rossa e neanche lei lavorava. Non ho tempo io, strillava agitando la scopa contro il cielo. Al mattino, molto presto, la madre svegliava i 7 figli e lanciava in aria un tozzo di pane che il più rapido prendeva. Poi li cacciava tutti e 7 fuori della porta. Al lavoro, ragazzi, e ritornate con le tasche piene, urlava, prima di rimettersi a dormire. Con la neve e col vento, i 7 ragazzi, stretti gli uni agli altri, attraversavano il lago ghiacciato. Passavano dietro la vecchia chiesa di legno e raggiungevano i quartieri ricchi della città. Una volta lì, allungavano la mano per chiedere l'elemosina, mostrandosi più miserabili che potevano, cosa che per loro non era difficile. La sera ripassavano dietro la chiesa di legno, di nuovo attraversavano il lago ghiacciato e a testa bassa rientravano a casa. Eccovi, banda di fannulloni, strillava la madre, mettetevi in riga e svuotate le tasche. I ragazzi obbedivano. Come in città allungavano la mano, solo che questa volta non per elemosinare denaro, ma per darlo. 5 monete, ben fatto, Pavel, stasera puoi avere un uovo. 2 monete, sei stata pigra oggi, Giudilla, tu avrai solo un fondo di zuppa. L'ultimo era sempre Iosef, il più piccolo. Come? Niente soldi, neppure un bottone falso, neanche un granellino di sabbia, una foglia secca. Tu non avrai niente da mangiare, neanche un chicco di riso o una foglia di cavolo. La storia che sto per raccontarvi inizia una sera in cui Iosef, che aveva la pancia vuota come tutte le altre sere, non riusciva a dormire e sognava ad occhi aperti. Quella notte la luna era tutta tonda e chiara. Nonostante il vetro sporco, Iosef vedeva 2 cerchi azzurri al centro della luna. Erano come 2 occhi che lo fissavano. Spesso Iosef immaginava che la luna fosse sua madre, la sua vera madre, e che un giorno, o meglio una notte, sarebbe riuscito ad aprire quella finestra sporca e a volare fino a lei. Quella notte Iosef aveva una fame del diavolo e piano, pianissimo, per non svegliare i fratelli e le sorelle, si alzò. In punta di piedi scese le vecchie scale per andare a rubare un pezzo del prosciutto che i genitori tenevano nascosto. Arrivato sulla soglia della cucina si fermò. Sentì la voce forte e selvaggia della madre e quella bassa e rauca del padre. «Non si può andare avanti così!» diceva lei. Saremo costretti a lavorare, aggiungeva lui. Abbiamo dei figli che non sanno mendicare, diceva lei. Sono dei fannulloni, dei buoni a nulla, aggiungeva lui. Intanto, parlando, i 2 si ingozzavano di prosciutto. E in più mangiano per 7, disse lei. Però in effetti sono 7, concluse lui. A quel punto la madre si fermò a metà di un boccone e iniziò a ridere. La sua risata era profonda, spaventosa. Fate un po' una risata, tutti insieme ce la fate. Era molto più spaventosa di questa. Comunque, perché, ecco, già meglio. Bene. Perché, e sai perché, dice, per i tuoi figli non portano abbastanza denaro a casa? No, rispose lui. Perché non sembrano abbastanza poveri, abbastanza miserabili?
Non sembrano abbastanza miserabili, chiese il padre lasciando cadere l'osso rosicchiato nel piatto. Sì, ma non sembrano abbastanza miserabili, insistette lei. Oggi i ricchi vogliono provare pietà. Ma pietà vera è dare l'elemosina solo al più povero dei poveri, al più miserabile dei miserabili. È vero quello che dici, ma come possiamo far diventare i nostri ragazzi ancora più miserabili? Sono pelle e ossa, disse il padre riprendendo l'osso del piatto. La madre tirò fuori da sotto il tavolo una grande pagnotta di pane e un enorme coltello. La vedi questa pagnotta? È bella con la sua mollica bianca e con la sua crosta dorata. D'improvviso abbatté il coltello sulla pagnotta e la tagliò di netto. Così faremo con Pavel. Martedì gli taglieremo un braccio e con l'altro potrà mendicare. Il padre sussultò e guardò la moglie spaventato. Un braccio? Vuoi tagliare un braccio al mio Pavel? Preferisci forse che gliene tagliamo due? No, però un braccio. Un bambino con un braccio solo, i ricchi vuoteranno le tasche e daranno una fortuna a quel piccolo monco. Prima che il padre protestasse, la madre calò di nuovo il coltello sulla povera pagnotta. Ninulia, si chiamava così, mercoledì camminerà sulle ginocchia. Sulle ginocchia, tremava il padre. Certo, gli taglieremo le gambe. Le taglieremo le gambe, si cammina molto bene sulle ginocchia, rispose la madre. È d'accordo, balbettò il padre. Intanto Joseph sentiva tutto e sussultava ogni volta che il coltello si abbatteva sulla pagnotta. I genitori, ma possiamo chiamarli così? Decisero il destino dei loro poveri figli. Uno dopo l'altro, fino a ridurre la pagnotta a un misero tozzo di pane. Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira. Lo sai che è la mia preferita. E va bene, ne taglieremo uno solo. Dopotutto basta per zoppicare. La donna prese l'ultimo pezzetto di pane e lo gettò al cane. L'uomo pensò che la moglie avesse finito la sua terribile lista e si addormentò. Ma un attimo dopo. Non abbiamo pensato a Joseph! Strillò la moglie. Sentendo il suo nome, Joseph si fece piccolo. Joseph, il più furbo, il più rapido, il più scaltro. Di lui dobbiamo occuparci per primo. La donna obbligò il marito a guardarla e aggiunse con voce chiara e ferma. Domani, appena svegli, gli caveremo gli occhi. Tutte e due! Detto questo, la donna piantò il coltello sul tavolo e se ne andò a dormire. Joseph tornò a letto e si mise a pensare, Dio mio, taglieranno i piedi, mani, orecchie e nasi. Joseph era davvero disperato quando la luna gli fece l'occhiolino e a lui venne un'idea. Come tutti i giorni, Joseph si svegliò per primo. Lui aspettò zitto fino a quando sentì scricchiolare i gradini della scala. Era il passo lento del padre, seguito da quello pesante della madre. Quando i genitori aprirono la porta, Joseph gridò, «Mamma! Papà! Dove siete?» I due si guardarono stupiti. «Noi siamo qui, Joseph, davanti a te, ma non gridare così forte, dai!» Vieni con noi, vogliamo farti una sorpresa. Una sorpresa, che bello, arrivo. Joseph tese le braccia in avanti e scese dal letto. Arrivo, ma per favore ditemi dove siete. La madre e il padre si grattarono la testa. Vai, Joseph, non fare lo scemo, siamo qui. Joseph fece tre passi in una direzione, due passi in un'altra, poi andò a sbattere contro la sedia. Ai, la sedia, non l'avevo vista. Il padre si mise a balbettare. Tu. Tu non ci vedi più, proseguì la madre. Due grosse lacrime scesero dagli occhi spalancati del bambino, che disse tragicamente, non vedo più niente,
buio completo. Mio Dio, sono cieco, cieco. Il padre pensò a un trucco di Joseph. Allora si avvicinò silenziosamente e tirò un pugno che si fermò a 2 centimetri dal viso del bambino. Joseph non si mosse di un millimetro. Continuò a lamentarsi. Mio Dio, sono il più misero dei miserabili. Devo proprio fare pietà. Con tutto quel rumore, i fratelli e le sorelle si svegliarono. Mamma, papà, che succede? Cos'ha Joseph? E tu, mamma? Cosa hai in mano? La madre nascose dietro la schiena il coltello da macellaio. Niente, non nascondo proprio niente io. Sono venuta a svegliare i miei cari figlioli. Joseph è diventato cieco. È terribile. Non vede più niente. Per lui il sole ha finito di sorgere. D'ora in poi sarà sempre notte per lui. La madre recitava così bene che per un momento il padre credette davvero commossa. Ma un attimo dopo si mise a strillare come al solito. Questa non è una buona ragione per restarsene a letto, banda di fannulloni. Prendete vostro fratello e andate subito in città a medicare. E guai a chi non porterà almeno 5 monete d'argento e almeno una d'oro. Una moneta d'oro, ma non ci riusciremo mai. Rassegnati, i 7 fratelli uscirono di casa. Attraversarono il lago ghiacciato, uno tenendosi per mano con l'altro. Quando Joseph fu sicuro, ma proprio sicuro, che i genitori non potevano più vederli, si mise a saltare, a sbracciare il cuore. Ah, li ho imbrogliati per bene, proprio per bene. Io, Joseph... Ma Joseph, ma tu ci vedi? Sei guarito, non sei più cieco? Joseph continuava a ballare sulla neve agitando le braccia come un uccello. Ah, ma io non sono mai stato cieco, mai! Ci vedo come voi! Era solo un trucco! Un trucco? Chiese Pavel. Ma perché? Joseph smise di ballare, si avvicinò ai fratelli e alle sorelle con uno sguardo preoccupato. È terribile, terribile. Cos'è terribile? Chiese Kira. A te, Kira, vogliono tagliare un piede. Un piede? Ma chi? Perché? I nostri genitori vogliono tagliarti un piede e a te, Zot, tra 3 giorni taglieranno il naso a cubetti. Zot si mise subito a controllare di avere il naso a posto. Sì. Pavel scoppiò a ridere. Ah, niente più naso, Zot, niente più naso. Non ridere, caro Pavel, perché a te taglieranno un braccio. Un braccio, proprio così. Giudita, la più grande di tutti, si piazzò davanti a Joseph. Ma cosa dici, Joseph? È impossibile. I genitori non tagliano il naso ai figli, no? E poi perché dovrebbero farlo? Ma è così, ve lo giuro, insisté Joseph. Li ho sentiti stanotte, vogliono farci sembrare ancora più miserabili, così le persone ci daranno più denaro. Volevano cominciare da me cavandomi gli occhi, tutti e due. I ragazzi si grattarono la testa perché avevano i pidocchi, ma anche perché stavano riflettendo. Giudilla parlò per prima. Joseph, non so se credere a quello che dici, tanto è terribile. Facciamo così. Passiamo la giornata a mendicare, come sempre, raccogliamo più denaro possibile. Stasera proveremo a scoprire cosa hanno in mente i nostri genitori e poi decideremo tutti insieme cosa fare. Così decisero e così fecero. Bravi miei bambini, la madre aveva le lacrime agli occhi, il padre invece già contava quanti bicchieri di vino avrebbe potuto bere con tutti quei soldi. Ci sono persino monete d'oro. 7, confermò Giudilla. 7 monete d'oro, ripete la madre, calcolando quanti bei prosciutti avrebbe potuto mangiare. Visto che avete lavorato così bene, stasera avrete tutti un nuovo soldo. Tutti? Tranne Joseph. Joseph fece una smorfia. Lui ne avrà 2. Infatti è grazie a lui che è arrivato tutto questo denaro. Prendete esempio da vostro fratello. Quella sera i bambini salirono in camera con la pancia un po' meno vuota del solito, ma molto preoccupati per quello che li aspettava. Fecero una grande riunione sotto le coperte. Giudilla alla fine decise: stasera andrò giù io a vedere e sentire quello che hanno in mente i nostri genitori.
senza far rumore. Giudilla scese le vecchie scale e si nascose in un angolo buio ad ascoltare quello che avveniva in cucina. Seduti al grande tavolo di legno, illuminati da una povera candela, il padre e la madre si grattavano la testa. Perché avevano i pidocchi, perché avevano i capelli sporchi, ma anche perché stavano riflettendo. «È un miracolo», disse il padre, mandando giù un bicchiere di vino rosso. «Ma», rispose la madre, bevendo un sorso di vino bianco, «ma visto che Joseph non ci vede più, non dobbiamo cavargli gli occhi e possiamo lasciar stare tutti gli altri», si rallegrò il padre. La madre colpì il tavolo con la bottiglia di vino rosé che aveva appena stappato. Nel suo nascondiglio, Giudilla sobbalzò. «Sei proprio tonto! Al contrario! Dobbiamo tagliare il piede di Ghiro, il braccio di Pavo, il naso di Zotto e tutto il resto», sogghignò la madre. Poi continuò. «Guarda cosa è successo oggi! Da cieco, Joseph ha raccolto più denaro di quanto ne abbiamo mai visto in un mese, quindi mettiamoci al lavoro, tagliamo, tranciamo, seghiamo, facciamo a pezzettini i nostri figli, tanti bei pezzettini!» E detto ciò, la madre cadde addormentata con la testa sul tavolo. Impegnato a vuotare uno dopo l'altro i bicchieri di vino rosso, bianco e rosé, il padre non sentì Giudilla risalire i gradini a due a due. Dopo un po' anche lui cadde addormentato sul tavolo con un sorriso sulle labbra. «Papà, papà!» gridava Pavel. «Papà, papà!» gridava Zot. «Mamma, dove sei?» domandava Nonnilla. «Ipi!» rideva Joseph tra sé. Lui e i suoi fratelli camminavano di qua e di là per la stanza con le braccia tese in avanti, scontrandosi, sbattendo dappertutto e gridando. Solo Giudilla rimaneva stesa a letto gemendo: «Oddio, è terribile, non posso più camminare, non sento più le gambe!» Davanti a questo spettacolo i genitori stupidi si grattavano la testa, perché avevano i capelli sporchi, perché avevano i pidocchi, ma soprattutto perché avevano un gran mal di testa per tutto il vino che avevano bevuto. «Non ci capisco nulla, figli miei, tutti ciechi e Giudilla non può camminare, è terribile!» La moglie gli sussurrò all'orecchio: «Ma che dice, straordinaria, invece possono mendicare, mendicare, ancora mendicare, quando i signori della città vedranno tutta questa miseria, li riempiranno di monete d'oro e noi diventeremo ricchi come non siamo mai stati!» Il padre fece un passo indietro, non perché fosse spaventato dall'idea, ma perché la moglie aveva l'alito pesante. «Sei la donna più perfida e malvagia del mondo», le disse. Lei lo considerò un complimento. «Grazie, marito mio». Poi batté forte le mani e urlò: «Figli miei, ascoltatemi!» Tutti si fermarono di colpo, tranne Giudilla, che era già paralizzata. «Il destino si accanisce su questa famiglia. Ieri Joseph è diventato cieco, oggi è toccato a voi e vostra sorella non può più camminare!» I bambini rimanevano in silenzio fissando il vuoto. La madre continuò: «Come sopravviveremo noi genitori che facciamo così tanto per voi? Sapete bene che non possiamo nutrire chi non può lavorare, quindi oggi stesso tornerete a mendicare. Voi porterete Giudilla, che è paralizzata sul carretto, lei che ci vede vi indicherà la strada. Passerete la giornata insieme lamentandovi, gemendo e supplicando, e stasera dovrete portare a casa almeno due monete d'oro ciascuna!» Ai bambini si rizzarono i capelli in testa. «Due monete d'oro, impossibile!» «E a cena», concluse la madre con un sorriso, «troverete del lardo nella zuppa! È una promessa!» «Mi pare molto cattiva sta madre. Che dite? Parecchio, perfida!» Allora, era uno strano corteo quello che si allontanava dalla piccola casupola. Sei bambini ciechi, il più piccolo per primo, il più grande per ultimo, ognuno appoggiato alle spalle di quello davanti. Tutti tiravano una slitta su quella distesa Giudilla. Era uno spettacolo pietoso e terribile. Attraversarono il lungo lago ghiacciato e girarono dietro la vecchia chiesa di legno.
Quando furono ben lontani dai genitori, i ragazzi mollarono la slitta. Giulilla scese dalla sua carrozza. Nessuno però fece salti di gioia, nessuno rise forte, nessuno festeggiò. È terribile, mormorò la Juve, spaventoso, aggiungeva Pavel, tragico, diceva Nonilla. Al contrario, gridò Josef, ma è formidabile, tutti si girarono verso di lui, è bellissimo, noi vediamo, camminiamo, abbiamo nasi, mani e piedi, è meraviglioso. Josef è un ottimista. Sì, ma cosa faremo? Chiese Kilo, dove andremo, cosa mangeremo? Giudilla intervenne. Josef ha ragione, dei genitori che fanno simili cose ai loro figli non sono più dei genitori e noi non siamo più figli loro, dobbiamo fuggire lontano, lontano di qui, trovare un riparo per la notte. Così decisero e fecero ed entrarono uno dopo l'altro nel bosco oscuro e segreto. Tutti si lamentavano, ho fame, ho freddo, ho paura. Moriremo tutti, saremo perduti. Solo Josef e Giudilla conservavano il loro coraggio. Forse erano preoccupati anche loro, ma non lo facevano vedere. State tranquilli, ce la faremo, dicevano i fratelli e le sorelle. Arrivati nel mezzo della foresta, Josef salì su un albero, il più alto di tutto il bosco. Anche questa volta fu la luna ad aiutare Josef. Con un raggio illuminò il tetto di una casa lontana nel cuore della foresta. C'è una casa laggiù, vedo il fumo, esce dal camino, ci sarà un bel caldo lì dentro. Scese dall'albero e tutti insieme si misero a correre nel bosco. Zot cominciò ad annusare l'aria. Sento qualcosa. Tu senti l'odore dei tuoi piedi, scherzò Pavel. Ma no, fece Zot, sento l'odore di fumo. E se c'è del fumo, allora c'è anche un fuoco. E magari sul fuoco sta cuocendo una bella zuppa. Il piccolo corteo si fermò e i bambini cominciarono a fantasticare. Vorrei proprio una zuppa di zucca, sospirò Kira, con i crostini e con la groviera, è un monte di groviera, io amo la groviera, precisò Pavel, e anche il lardo, uno zotto, tu sei un pezzo di lardo, ribatté Pavel, zitti, c'è una luce laggiù. E se fosse la capanna dell'orco? Aio. Che orco? Le chiese Josef. Mamma e papà me ne parlavano spesso, voi eravate piccoli e non ve lo ricordavate, ma tutte le sere, prima di mangiare, loro dicevano, Giudilla, attenta a te, se finisci tutta la zuppa, l'orco sporco verrà a prenderti. L'orco sporco? Sì, l'orco sporco, sporco del sangue dei bambini che mangiano. I fratelli guardavano la sorella terrorizzati, ho paura, ci mangerà tutti, ci metterà a bollire nel suo pentolone, con le cipolline e con la groviera, io adoro la groviera, disse Pablo. Quando arrivarono vicino alla casa, Josef, che era il più piccolo e riusciva a infilarsi dappertutto, soffrì di andare in esplorazione. Corse nella neve lasciando tracce simili a quelle delle zampette degli uccelli. Si arrampicò sopra un mucchio di tronchi e sbirciando attraverso una finestra vide una scena straordinaria. Nella stanza era tutto bianco, bianco come la neve dappertutto. Nell'immensa cucina non c'erano metri e metri di tende bianche sulle pareti, sul soffitto, dappertutto. E in mezzo a tutto questo bianco c'era un orco immenso, enorme, gigantesco, alto fino al cielo. Era seduto su uno sgabello e si teneva la testa tra le mani, sembrava disperato. Josef scese dai tronchi e fece il giro della casa, trovò una finestra socchiusa e si arrampicò per entrare. Si ritrovò in un ripostiglio dove c'erano decine, centinaia, migliaia di scatole di zuppa, tutte ordinate sugli scaffali. Un po' come questa libreria, solo piena di zuppa. Con molta prudenza, Josef aprì la porta, sentì uno strano rumore come di pioggia che cade sul tetto. Josef allora entrò piano piano in cucina e capì la causa di questo rumore. Veniva dai bicchieri, dalle tazze, dai piatti e dai piatti, dai secchi in cui cadevano le lacrime del gigantesco orco. Tirò sulla testa, si asciugò le lacrime con la manica e cominciò ad usare l'aria. Sento, si alzò dallo sgabello e disse, sento odore di carne fresca.
Joseph corre a nascondersi sotto il tavolo. Un bambino, c'è un bambino in questa casa, finalmente potrò mangiare un bambino a colazione. Ai! Il gigantesco orco sbatte la testa contro il soffitto. E poi bang contro una sedia, bang contro un muro, bang contro una trave, a ogni passo sbatteva contro qualcosa. Ecco a che cosa servivano tutte quelle tende, dovevano proteggere l'orco dai colpi che prendeva, perché l'orco non vedeva niente, ma proprio niente, era completamente cieco. Joseph aveva paura, ma gli veniva anche da ridere. «Vieni fuori, che ho fame! Prova a prendermi, sono qui!» gridava Joseph. L'orco correva verso di lui e bang! «Di qua! Sono qua!» diceva Joseph, perché intanto era scappato da un'altra parte. L'orco di nuovo si precipitava a prenderlo con la mano, con un'altra botta. La cosa andava avanti per un po', poi l'orco si scoraggiò, ritornò sull'orcabello, si prese la testa tra le mani e ricominciò a lamentarsi. «Sono l'orco più disgraziato del mondo, neanche ai bambini faccio paura!» «Ma non è vero! Invece fai moltissima paura!» lo consolò Joseph. Il gigante alzò la testa e fece un'espressione stupita. Ma chi sei tu? Sono Joseph. L'orco era un orco molto educato e disse: Buongiorno Joseph. E Joseph rispose altrettanto educatamente: Buongiorno, e tu come ti chiami? Ma io sono l'orco, un orco non ha nome. Anche se ora che ci penso, quando ero molto molto piccolo, ero appena alto 2 metri, penso un po'. Mia madre mi chiamava Daniel, mio piccolo Daniel, mio Danielino, zuccherino mio. È una grossa lacrima scese sul viso per loro. Joseph non aveva mai sentito di un orco così piagnucoloso. Uscì dal suo nascondiglio e si avvicinò. Io ti vengo vicino, ma guai a te se mi mangi. Ma io sono un orco, gli orchi mangiano i bambini, se no che orchi sono? Ma io non sono un bambino come gli altri, io non sono commestibile, quindi non mi puoi mangiare, proprio come certi funghi. Come i funghi? Sì, come i funghi, ci sono quelli velenosi, quelli buoni sono freschi, rosa, ci puoi fare la frittata, gli altri sono grigi, neri, tutti pieni di puntini rossi, se uno li mangia diventa un dolore terribile, diventa tutto verde, si riempie di croste blu scuro, ecco, io sono uno di quei funghi lì. Dolori, nero, blu, scuro, balbettò l'orco. Proprio così, confermò Joseph, sei fortunato che non puoi vedermi perché ti saresti spaventato, ho delle orecchie enormi e tutte nere, sono pieno di bolle e croste, sono di un colore orrendo, tra il verde marcio e il marrone scuro. Se mi mangi sarà prima molto infelice, tu sarai prima molto infelice e poi molto morto. I fratelli di Joseph erano preoccupati perché lui non tornava, allora decisero di entrare anche loro. Si trovarono davanti a una scena stranissima. Il loro fratellino stava sulle ginocchia dell'orco e insieme ridevano e cantavano: Vieni con me, andiamo verso il sole, mangeremo una torta alle nocciole. Vieni con me, andiamo verso il mare, mangeremo una torta di amarene. Non c'è rima, ma non fa niente. Bella questa canzone. Ma chi te l'ha insegnata? Chiese l'orco. Ah no, questa... Nessuno, l'ho inventata io. Ma sei veramente un ottimo inventore di canzoni, disse l'orco. E iniziò a ridere così forte che fece tremare i muri. Per lo spavento Paolo fece cadere un bicchiere. L'orco smise di ridere, s'alzò in piedi e gridò: Occhio a entrare nella casa dell'orco. Poi sniffi, sento odore di carne fresca, sento odore di bambini, tanti bambini, finalmente si mangia! Joseph scoppiò a ridere. E tu perché ridi? Rido perché questi bambini, io li conosco bene, sono i miei fratelli, le mie sorelle. Se tu potessi vederli, sono magri, malati e sono pure tutti a pezzi. A pezzi? Proprio così. Chi dà un piede solo, Giotto e senza braccia, Di Paolo rimane solo la punta del naso. Però che sfortuna, per una volta che un pasto veniva da me. Siamo talmente sporchi e rotti che i nostri genitori ci hanno abbandonato. Abbandonati? Ma i genitori non abbandonano i figli, proprio no. L'orco fece una smorfia. I bambini piano piano si erano avvicinati all'orco, che ricominciò a lamentarsi per la fame. Non mangio da giorni, non sapete che fame che ho? E le scatole? Chiese Giudilla. Nel tuo sgabuzzino ci sono tantissime scatole di zuppa. Perché non le mangi invece di lamentarti? E come faccio ad aprirle senza apriscatole? L'ho perso. Oh, come sono infelice senza mia apriscatole.
Beh, se troviamo la friscatola, darei un po' di zuppa anche a noi, chiese il goloso Powell. I bambini si misero a cercare in ogni angolo della casa, sotto il grande letto dell'orco, dietro le tende, spostarono tutti i cuscini. Fu una gran fatica, ma alla fine, eccolo, gridò Joseph, tirando fuori dalla vecchia scarpa un'enorme apriscatole. Finalmente si mangia, e si mise a ballare, ballava come danzavano gli indiani, agitando il prezioso apriscatole come un trofeo di caccia. In fila, dietro di lui, i fratelli e le sorelle lo seguivano ballando e cantando. Aprire le scatolette di piselli e di sardine e mettiamo tutto al fuoco con il lardo e le zucchine. Ridevano, cantavano e ballavano. L'orco piangeva di gioia e provava anche lui a ballare, ma grosso com'era, sbatteva dappertutto. Ci siamo, eh? E ora ti prepareremo un pranzo buonissimo, il più bel pranzo di tutta la tua vita, gridarono tutti i fratelli. E quindi, aspettate, c'è una cosa che io posso fare, ho una sorpresa per voi, è in fondo alle scale, disse l'orco. L'orco, Kira lo prese per la mano, lo guidò fino in fondo alle scale, dicendogli, vai a destra, ora un po' a sinistra, attento alla destra, ecco, ancora due passi e ci sei. L'orco sorrise quando prese un piccolo pacchetto avvolto in un tessuto rosso. Dal pacchetto uscì un violino piccolissimo, che l'orco mostrò felice ai bambini, poi chiuse gli occhi e prendendo un archetto sottile come un filo d'erba cominciò a suonare. Tutti i bambini si fermarono ad ascoltare incantati, piccoli piatti in mano, piccole posate, due con il pentolone di zuppa fumante, l'ultimo con un enorme mestolo. L'orco ora mostrava i suoi enormi denti, che avevano mangiato tanti bambini, La sua bocca, che aveva urlato tante minacce, prese una buffa piega, sorrideva. L'orco sorrideva mentre suonava una musica che era un po' triste e un po' allegra, a volte veloce, a volte lenta. Una musica che veniva da un piccolo paese di neve e di notte, da un paese in cui il sole sorgeva a mezzogiorno meno 5 e tramontava a mezzogiorno e 5. Eccoci. Quella sera dopo cena ci fu una bella festa in quella casa persa in mezzo agli alberi. Visto che i bambini avevano le mani, se le strinsero forte forte, visto che avevano i piedi, ballarono tutta la notte, e visto che avevano gli occhi, si guardarono a lungo sorridendo, fino a quando spuntò il sole su quel paese di neve di notte. E qui c'è il finale, che aggiungo io e non l'autore. E invece di tramontare, il sole, come faceva dopo 10 minuti, decise di restare ancora lì a illuminare la felicità dell'orco e dei 7 bambini.